è uscita la benchmark di Blue Protocol, ovvero quella versione del gioco che vi permette di vedere se le specifiche del vostro computer sono discrete, buone, ottime per quando uscirà il gioco, in attesa per l'appunto che arrivino le nuove alfa e le poi le beta successivamente. In questa benchmark abbiamo anche l'opportunità di creare il nostro personaggio e poi visualizzare delle feature all'interno del gioco. E le andiamo a vedere subito dopo la transizione. Ciao ragazzi, sono Zerganti, siete benvenuti in questo nuovo video. È il momento di fare il nostro personaggio di Blue Protocol, ma prima vi invito a mettere la sub, a azionare la campanella e a seguirmi anche su Twitch. Detto questo, è tutto in giapponese, avete il link nel primo commento su come scaricare questa versione, è tutta in giapponese ma è abbastanza facile, sono due tasti quindi cliccando da uno o dall'altro lo troverete. Innanzitutto scegliamo se fare il maschietto o la femminuccia. Io vi dico già che i modelli di Blue Protocol per quello che sarà il gioco sono alti, molto molto alti, è uno standard che già Genshin aveva alzato ma che Blue Protocol alzerà ulteriormente a livello di style, a livello di shape shading, a livello di anime style del gioco. Quindi è davvero davvero promettente da questo punto di vista. Possiamo scegliere il tipo di illuminazione, possiamo vedere in base alle ombre, vedete che comunque c'è uno sforzo non notevole anche nel check. E bene, facciamo un maschietto. Lo possiamo fare in tre versioni, quindi in una versione ragazzo, in una versione ragazzino probabilmente, quindi penso bambino, oppure semplicemente più basso, e una versione invece un pochettino più matura, un po' più anziana, ed è quello che farò io di fatto. M o large, quindi possiamo cambiare anche la stazza, e largo, e quanto farlo largo, direi che così va bene. Possiamo cambiare anche la divisa, e decidere di fare una divisa di un determinato tipo rispetto che a un altro, e poi possiamo andare, credo, volendo anche a personalizzare il singolo pezzo, quindi il pantalone, il guanto rispetto ad altro, e anche l'underwear, quindi anche le mutande, se vogliamo cambiargli le mutande. Quindi una volta fatto questo, quindi abbiamo scelto quello, gli dobbiamo, credo, dare un nome, quindi lo chiamiamo Zergantis. E lì non abbiamo tant'altra customizzazione in questo momento, ma va bene così. Io credo che sia questo. Possiamo vedere con o senza cappello, con o senza la giacca. Possiamo togliere. Possiamo vedere le animazioni. Comunque, sì, così è molto, molto bello. Lo sto trovando. Così lo sto trovando ottimo. Lo sto trovando ottimo per ora. Possiamo fare delle foto, possiamo chiaramente tenerle, quindi è tutto chiaramente in trial. Possiamo cliccare sul pulsante quello in alto e a questo punto dovremmo vederlo, se non dico una cavolata, contestualizzato all'interno del party viewer, quindi all'interno dei vari ambienti di gioco. Quindi possiamo vedere appunto la presa di un ambiente che potremo avere in Blue Protocol, quindi anche con dei personaggi in sfondo che vengono a muoversi, cambiando anche le varie luci, quindi questo possiamo già vedere anche in base all'ora del giorno come cambiano le ombre e come... Bello, così col tramonto. Bello che si accendono le luci, lo terrei sempre qui col tramonto. Possiamo farlo anche aumentando e cambiando i vari personaggi, ma cambiando anche ambientazione. Col vento che si muove... No, graficamente comunque me lo aspettavo meno, Vi dico la verità. Graficamente vi dico la verità, me lo aspettavo meno. Sono sincero. Ora, non è che siamo di fronte a il fotorealismo a Unreal Engine 5, siamo d'accordo, però è uno stile che comunque, sai, fai fatica magari in alcune situazioni, guardate qua, magari a vedere evolvere in una maniera che magari ti aspetti o che puoi immaginare. Ecco, diciamo che qua siamo secondo me su un alto livello. Ecco il negozio, e comunque al tramonto è una di quelle robe che mi fa volare. Quindi con le varie animazioni, con i vari oggetti. Questo è comunque bello, il fatto che nei negozi ci siano anche i prototipi delle cose che poi puoi andare a comprare. Quindi ci sarà una customizzazione, mi immagino, anche dei vestiti dei personaggi valida. E credo che qua si arrivi di fronte... immaginavo. Io qua guardo questa immagine e penso a Doke V. Perché io voglio Doke V. Però ecco, di fronte a ciò, siamo di fronte a qualcosa di buono. Vediamo con le varie... Questo al mattino prestissimo. Al mattino, a mezzogiorno, al tramonto e di notte? No, vabbè, ma il tramonto è chiaramente quello che ha più d'impatto. È strabello.
E invece il depresso che beve da solo all'interno della taverna, quindi ci fanno vedere anche degli ambienti chiusi in base all'ora del giorno e della notte, dal quale noi poi possiamo fare delle foto. Questo è un po' quello che riguarda il benchmark e la dimostrazione del vostro personaggio all'interno del mondo di gioco. Potete farne altri, potete provare, potete sbizzarrirvi. Ora, il try che state vedendo è su una 4090 in 4K, in 3440x1440, sul Ryzen 9 7950. Quindi siamo comunque al top di gamma. Però ho visto anche girare delle 3070 e delle serie 3, ma anche delle serie 2, in modo convincente. Il punteggio in basso a destra è lo score che vi viene dato alla fine del vostro setup sui vari caricamenti del gioco. E possiamo valutare anche un pochettino quello che è il game in base a quello che ci farà vedere. E questa è il mondo di gioco e l'entrata della città. Cioè a livello di ambiente, di movimenti e di luci, secondo me è davvero fatto strabene. Se mantiene questo effetto di lucidità con questo tipo di setup, siamo probabilmente di fronte... Se è un MMORPG e non avete problema di latency, siamo veramente di fronte a quello che forse è il sogno di tutti i giocatori di SAO. La butto un po' così. Cioè, gli ambienti sembrano comunque fatti bene. La densità sembra esserci a livello anche di personaggi e personaggi che vengono in movimento. Il clima, abbiamo già visto prima, i cambiamenti della giorno e della notte sembrano convincere. Poi a livello artistico chiaramente quella è una scelta che dovete vedere voi, se vi piace o meno. A me personalmente in questo momento attira. Forse non è super originale. Ma qua è un colpo d'occhio che è meraviglioso, Qua è un colpo d'occhio meraviglioso. Non è forse super originale il disegno e il poligono di alcuni personaggi a livello di aspetto, però sono fatti strabene. Ecco, vediamo sui combattimenti. Sui combattimenti... anche a livello di particellari, a livello di incantesimi, a livello... cioè, sembra stato bene. Anche a livello di movimenti. A me sta convincendo parecchio per quello con benchmark. Guarda il berserk. Boom, che va dall'alto. Il mago. Con le animazioni degli incantesimi. Bello che gli si illuminano gli occhi. Bello che gli si illuminano gli occhi. Vai con l'arco. Forse le animazioni... però è presto, sto giusto controllando. Sembrano un po' tipo tutti con lo stesso... beh, minchia Meteor. Vabbè, ciao. Meteor, questo mi è piaciuto un botto. Questo mi è piaciuto un sacco. Se dicevo, le animazioni degli occhi, il printing degli occhi sembrano un po' tutti fatti uguali, ma sto veramente rompendo le palle, Ecco, questo è fantastico anche qua. Ricorda molto Xenoblade. Ricorda tanto Xenoblade. I famosi cinghiali, che ormai se non mettete i cinghiali all'interno di un mondo di gioco non sei nessuno. Bello a livello naturalistico, con le rocce così, con lo stellato in sottofondo. E da un senso di libertà, da un senso di libertà importante, questa parte qui. Qua è molto Zanacard, è molto, non so perché. Non Zanacard in quanto Zanacard City, ma forse no. Non mi viene mai il nome dove giocano gli Aurochs. Bella la parte un po' più mineraria, con le strutture e i mezzi. Non avevamo ancora visto i mezzi. Bisogna vedere se ci sono diversi ambienti, perché qua abbiamo visto solo le praterie. Quindi mi aspettavo qualcosa di fuoco, qualcosa di acqua. Ecco, qua è la parte dove dovrebbe essere più sottostressata. Quindi metti il famoso ride dove c'è un mostro che è più grosso degli altri e tanti giocatori che vanno contro tutti insieme nello stesso momento. Al di là dei punti di latency, che a livello grafico forse un po' tanto trembling, però le animazioni in contemporanea si possono fare. Anche perché sono magari rese un po' più semplificate. Però, vabbè. Lo vedo molto fluido, lo vedo molto, molto valido. E mi piace un sacco, oltretutto. Cioè, ora sto facendo un po', ma... un po' più heal, ma mi piace un botto. Qua molto Bahamut. Però questo ti aspetti in un gioco del genere. Cioè, va bene così. Cioè, vuoi il pulito, vuoi il colore saturato, cioè, vuoi quello. Cioè, la richiesta è quella. Quindi, secondo me, ha fatto centro da questo punto di vista, da un punto di vista tecnico. Poi, la resa finale, però, la scelta è giusta. Vabbè, ovviamente, il risultato è mostruoso, excellent, perché con queste specifiche
queste specifiche chiaramente è devastante, ti viene detto che questo è il tuo punteggio e il loading time, il tempo di ricarica, è di 24 secondi. Ora, non so a cosa si è riferito il loading time, si è riferito al caricamento di tutto il mondo di gioco, tipo in Genshin che carica, salta e arriva e ti parte tutta la caricatura, cioè tutto il loading di tutto Teyvat, o inerente a qualcos'altro. In verità non volevo solo farvi vedere il benchmark, ma volevo anche entrare nel discorso della censura che già è stata applicata a Blue Protocol, sembrerebbe, e della polemica che è saltata fuori. Visto che il gioco questo mese verrà dato da alcuni alpha tester, è già per il network testing, perché appunto bisogna fare delle prove, perché quando dovrà uscire dovrà funzionare, non dovrà esplodere il day one, cosa che prevedo, è già partito il data mining, era inevitabile, e da questo data mining sono salite fuori un paio di sorprese, tra cui quella più eclatante, di quella di cui abbiamo anche memoria e abbiamo dati da The Gamer in questo articolo che vi lascio, è quella della censura dei modelli, e io sono stanco di questa cosa qui. Ovvero, qual è il tipo di censura? E lo vediamo subito. Come potete vedere, nella versione giapponese i personaggi femminili e maschili hanno la pancia scoperta. Nella versione global, quindi non soltanto americana, ma anche noi poveri cristi italiani, avremo la versione coi pancini coperti. Quindi vedrete che qui il personaggio femminile ha la giacchetta che gli copre la pancia, il personaggio maschile ha la maglietta sotto che gli copre la pancia. Se è una maglietta, dovrebbe essere una maglietta. Se questa dovesse risultare essere una collana, allora invece gli hanno tolto totalmente l'ombelico, ma io credo che sia una maglietta, vista la definizione che viene fatta poi del fisico. Questo onestamente, ragazzi, a me mi fa cadere le palle, ma non le fa cadere solo a me, ma anche negli articoli. Quando ci viene scritto, appunto, questo conferma quello che ci aspettavamo. I diversi modelli sono diversi dall'originale e ci avremo una versione censurata per la versione globale. E questo conferma che non è solo qualche data mine, ma è qualcosa che Amazon ci vuole dare. E il problema, onestamente, lo trovo quando noi andiamo a ipersessualizzare un personaggio. Cioè, se noi abbiamo un personaggio che ha delle tette gigantesche ed è ridotta al minimo, io lo posso anche capire di avere una versione censurata, una versione non censurata, magari anche spuntabile, con un'opzione tra le opzioni di gioco dove puoi mettere più o meno violenza, più o meno scoperto. Ma una cosa di questo tipo, personalmente la trovo l'ennesima sconfitta, forse, di quello che è il videogioco e la rappresentazione anime di personaggi. Poi, siamo tutti d'accordo che su alcune cose, però secondo me dovrebbe esserci sempre la scelta. È un fatto ormai culturale, è un fatto ormai caratteristico. Ci sono le waifu, ci sono gli osbandi, vendete per quello principalmente. Se tu vai a mettere che gli copri l'ombelico, o gli togli il pancino, o gli togli gli ombelichi come succede su Genshin, secondo me, cioè, diventa veramente una cosa ai limiti del grottesco. Perché oggi è quello, domani cosa? Tutti i personaggi a collo alto? Tutti i personaggi che fino al giorno prima avevano un tipo di identità, per quello che è il Giappone, tu vuoi viverti quell'esperienza, tu vuoi viverti, non so, l'anime giapponese, tu vuoi viverti il gioco giapponese che ti mette la Arara, te la mette sempre, che sia Lisa, che sia un personaggio, che sia che sia un personaggio di un anime, c'è sempre la Arara tettona, c'è sempre, è normale. Toglierla per fare i finti puritani dove? Ma tanto poi trova, esce l'entai in mezzo secondo, ragazzi. C'è la rule 34. Cioè, ok, esce un personaggio femminile. 3, 2, 1. C'è l'entai. Ma tanto lo vai a vedere. Coprire, andare a non lo so. Oppure, a quel punto, non vuoi mettere la censura. C'è un altro modo. Metti un peghi più alto. Metti un peghi più alto. Certo, c'è meno pubblico, raggiungi meno. Magari il prodotto vende meno, bla bla bla. Però onestamente trovo, in questo caso specifico, trovo che sia superfluo. Sempre se, mi data mai hanno ragione, e sempre se, verrà fuori una roba di questo tipo. Io vorrei sapere che cosa ne pensate voi. Lasciatemi un commento qui sotto riguardo questa questione. Chiaramente, ma anche nella questione del benchmark, ma visto che erano due notizie insieme, uscite insieme, volevo unirle in modo tale da fare un po' un 360 su quello che è Blue Protocol a livello tecnico e su quello che è a livello sociale. Ragazzi, se un gioco non viene criticato al day one con problematiche di censura, gender, problemi di razzismo e robe varie, non vende. Quindi vuol dire che il gioco è in salute.
diciamola così, auto facciamoci un posto di morale. Comunque promette bene, speriamo in bene per il gioco. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, noi ci vediamo al prossimo video. United States of Zerga. Ciao belli.